Il Consiglio regionale ha conferito all'Arma dei Carabinieri, con la cerimonia del 14 luglio a Palazzo Lascaris, il sigillo della Regione, massima onorificenza piemontese in base a una delibera approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa lo scorso 18 marzo. A consegnarlo al Comandante generale dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, sono stati i presidenti del Consiglio regionale Mauro Laus e della Regione Sergio Chiamparino. Sono particolarmente contento e soddisfatto di aver consegnato il sigillo della Regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri e sono rimasto particolarmente colpito dalle riflessioni genuine e spontanee che ha fatto sia il Presidente Chiamparino sia il Generale, quelle riflessioni che ci hanno portato a capire che all'Arma dei Carabinieri va riconosciuto il merito di aver saputo interpretare i cambiamenti della società. E a quel modello comportamentale la politica si deve ispirare per rompere il muro che sta tra i palazzi e il territorio. Noi dobbiamo essere figli e respiro di un territorio, di una comunità. Noi politici siamo chiamati a rappresentare questo sentimento popolare del paese. Generale Rocca, chi meglio di lei interpreta cosa significa essere carabiniere, cosa significa essere invalido per i carabinieri e medaglia d'oro vivente? Guarda, io adesso sono il presidente della medaglia d'oro d'Italia. L'Italia ha avuto 2422 medaglie d'oro, 122 sono state carabinieri. Fare il proprio dovere nell'interesse dell'Italia, degli italiani, della gente per bene è un orgoglio che non spetta, cioè spetterebbe a tutti. Piano piano ci arriveremo tutti quanti. Vogliamo bene a questa nazione come la vogliono bene molti italiani e andiamo avanti a testa alta, perché è l'orgoglio di essere italiano, non è soltanto vedendo la partita di pallone e criticando questo o quell'altro. E guardare la nostra bandiera che sventola ed è lì, che è la bandiera più decorata di tutte le forze armate. E non è falso o retorico o altro, è la più decorata di tutte le forze armate italiane. Lucrezia Cavallaro, la figlia del tenente Cavallaro, uno degli eroi di Nasseria, cosa ha significato per voi familiari quella che per tutta l'Italia è stata una tragedia? Questo avvenimento che è successo nel 2003, il 12 novembre, ha cambiato la vita sia mia che quella di mia mamma, ma di tutta la mia famiglia e di tutte le persone che erano affezionate a lui. A mio papà piaceva molto il lavoro, infatti ha compiuto molte missioni e il destino voleva che comunque quella fosse l'ultima e diciamo che comunque ci ha cambiato molto la vita. Io e mia mamma riusciamo ad andare avanti, ma grazie alla mia famiglia che comunque ci sta sempre intorno, all'Arma che è sempre una famiglia che comunque nel bene o nel male ci aiuta sempre.